letto, voglio. Fa freddo oggi, eh? Ma quando viene la sposa? Che ore sono? Le 11? Oh, è roba di 5 minuti dietro. Sempre in ritardo, oh. Dov'è la sala? Si mangia bene? No, non sono, non sono mai stato da questa sala. Oh, sai perché c'è? Mangiamo male, stasera andiamo a casa mia, ci facciamo una bella spaghettata con le cozze. Con le cozze? Andiamo noi, dai, le mogli lasciamole a casa. Bene, grazie per essere venuti qui nella casa del Signore. In piedi, in piedi. Siamo qui di fronte a questi figlioli per unirli in matrimonio. Cosa possiamo dire di loro? Guardateli, che bella coppia! Che bella la sposa! E che bello anche lo... Bello. Passabile. Passabile. Poi ti scegli. Figliolo. E quindi io ripercorrerei... Vieni. Senti, sei ancora in tempo. Che cosa? Dice, ho una cosa qua, te la devo dire. Dove hai dato tua figlia? Beh, in sposa a quello lì. Perché non brutta ragazza, dai. A parte il fatto che è stato già sposato. Vabbè, sì, dai, vabbè. Al giorno d'oggi. Senti, quello lì, per aver ucciso la suocera, ha avuto 10 anni di galera. 10 anni? Oh. 10 anni di galera? Ah. A me aveva detto 5. Fammi andare. Cos'altro posso dirvi? Non voglio, come ho detto poc'anzi, farvi la solita pastorale. E la solita pecorella smarrita. Comunque noi procediamo per questo bel cammino dei nostri figliuoli. Ripeto, non voglio farvi la solita pastorale, non voglio insegnarvi nulla, non voglio assolutamente... Zasmagicico svoglia. Comunque è arrivato il dolce momento di scambiarvi le fedi nuziali, figliuoli. Dicevo, scambiatevi le fedi nuziali. Se potete a questo punto scambiarvi le fedi nuziali. Padre. Oh no, don't, eh? Padre, lo sposo e la sposa sono sordomuti dalla nascita. E quindi non sento. E allora io finiamo ci sto parlando a fare. Questi pargoli, birichini che non siete altro, non ci sono problemi. Come dicevo poco fa, tu, lo sposo, alla sposa, Va bene!